Benvenuti a questa nostra lezione di architettura del paesaggio. Oggi l'argomento che tratteremo è il giardino classico. Il giardino classico è una pietra miliare della storia del giardino e quindi anche della storia del paesaggio perché fanno parte di questa grande categoria due importantissimi stili di giardino, il giardino all'italiana e il giardino alla francese. Tratteremo dunque un periodo che spazia dall'Umanesimo al Rinascimento, al Barocco, al Rococò, quindi tutti gli stili che consideriamo appunto classici dell'architettura e quindi dell'architettura dei giardini e del paesaggio. La nostra lezione avrà per argomenti appunto il giardino classico. Come tale, la nascita del giardino classico, l'evoluzione, come si definisce, il Rinascimento e il giardino dell'italiana, cioè il momento clou dell'esperienza italiana in fatto di progettazione di giardini, e infine gli assolutismi e il giardino alla francese. Cercheremo sempre di legare gli stili del giardino alle evoluzioni economiche e politiche, sociali e quindi culturali ed artistiche dei vari momenti storici, perché, come abbiamo già avuto modo di dire, la storia del giardino non può essere scissa dalla storia del contesto di riferimento in cui nasce, quindi non può essere scissa dal clima politico e culturale, non può essere scissa dal territorio in cui questo giardino si colloca. Abbiamo già avuto modo di conoscere questo personaggio che si chiama De Crescenzi, che ha scritto nel 1305, quindi all'inizio del 300, un libro, anzi 12 libri, un'opera poderosa, De Ruralium Commodorum, in cui si parla di un giardino per tutte le classi sociali. Siamo usciti dal Medioevo, siamo in una fase in cui si sono formate le città, e si parla di giardini per tutti e non a caso De Crescenzi fissa la sua attenzione su un giardino per tutte le classi sociali e parla di giardini di piccole erbe, ovvero di piccoli giardini per persone semplici, modeste, di giardini per quelle grandi e mezzane persone, cioè diciamo per i borghesi, per i commercianti, per coloro che potevano già permettersi un giardino più complicato e più grande, e naturalmente di giardini dei re e degli altri ricchi signori. Quindi comincia il De Crescenzi a dare delle regole di costruzione dei giardini. Più o meno nello stesso periodo abbiamo un altro personaggio che tutti conoscete e che è Giovanni Boccaccio, che anche lui scrive ovviamente quest'opera, che anche questa tutti conoscete, che è il Decamerone, e nella terza giornata, anzi nel prologo alla terza giornata, ci dà una magnifica descrizione di un giardino che ha in questa diapositiva che potete vedere una immaginaria rappresentazione, ma che soprattutto propone alcune indicazioni fondamentali nella storia del nostro giardino. Dunque, Giovanni Boccaccio, Decamerone, 1349-1351, terza giornata del Decamerone, e parla di un giardino che è sulle colline di Firenze. Si erano rifugiati sulle colline per sfuggire alla peste, vi ricordo questa piccola notazione. Tutto era d'attorno murato, quindi siamo in un giardino recinto. Amplissime, tutte dritte le strade, quindi è un giardino geometrico. Coperte di pergolati di vite, quindi un elemento architettonico che ricorre nel giardino. E questa descrizione continua con un prato di mille varietà di fiori, e questo è
uno degli elementi che noi vedremo di transizione fra il giardino medievale e il giardino rinascimentale, e nel mezzo una fonte di marmo bianchissimo. Quindi esiste un elemento centrale, esistono degli elementi geometrici, le strade tutte dritte di Boccaccio, e esistono elementi monumentali e anche fiori e pergolati. Questa che voi vedete è una delle tante rappresentazioni che vengono fatte nelle riproduzioni del Decamerone, con l'elemento fontana al centro della composizione e naturalmente una serie di persone che in qualche modo si intrattengono. Il Boccaccio parla di balli, di canti e poi del racconto della novella, perché l'introduzione alla terza giornata è poi l'introduzione ai racconti delle varie novelle, che comunque passano il loro tempo in questi prati, in questo giardino recinto, quindi protetto, racchiuso, per sfuggire a quella che era allora la peste di Firenze. Questa è un'altra riproduzione un pochino più inquietante, che comunque fa vedere come la descrizione del Boccaccio in qualche modo riporti al giardino dell'Eden, a un giardino anche qui quadripartito, ritorna alla tradizione del giardino arabo. Il giardino è sempre un sovrapporsi di tradizione ed è per questo che è reso affascinante. Anche qui siamo in un giardino recinto, vedete in basso la recinzione. Un secolo dopo cominciano i trattati sul giardino. Due principali, ricordiamo, sono tantissimi: Francesco Colonna nel 1449, Leon Battista Alberti nel 1452. I trattati sono importanti perché precedono le descrizioni di giardini che poi verranno successivamente, praticamente quasi un secolo dopo, realizzati. Francesco Colonna scrive l'Ipnerotomachia Polifili, o Sogno di Polifilo, sull'isola di Citera dove vivono Venere e Amore. Immagina un'isola che ha forma circolare, perché il cerchio è la forma perfetta, è diviso in vari settori, in cui Venere e Amore vivono, e quindi dove tutto è perfetto, dove tutto è armoniosamente costruito e dove non esistono brutture. Questa è un'immagine del sogno di Polifilo. Questa è una seconda immagine che fa vedere come il richiamo alla classicità da parte di Francesco Colonna sia presente in ogni momento della sua opera. Il Rinascimento e il Giardino all'italiana sono l'approdo di tutti questi prodromi che abbiamo visto: Decrescenzi, descrizioni di Boccaccio, ma potremmo dire anche descrizioni del Petrarca, Francesco Colonna e molti altri, che indicano alcuni punti essenziali di quello che sarà la costruzione del giardino all'italiana. Naturalmente il grande teorico, il grande architetto, perché oltre a scrivere trattati, Leon Battista Alberti realizza architetture importantissime, e scrive questo trattato che è un po' una sorta di opera omnia, che si chiama De Re Edificatoria di Leon Battista Alberti, dove per i giardini valgono le stesse regole degli edifici. Quindi giardini ed edifici si costruiscono secondo regole. Questa parola è la chiave della comprensione di tutto il giardino all'italiana. La prima regola del giardino all'italiana è la rigorosa proporzione e la regolarità. Rigorosa proporzione e regolarità dell'impianto che permettono al giardino di essere un'opera in armonia con se stesso. Infatti, la seconda regola è l'armonia dell'insieme subordinata all'attrazione delle singole parti. No, il giardino è dunque una composizione unitaria in cui il rapporto fra le parti è un rapporto profondo e profondamente connesso.
Giardino all'italiana ha alcune caratteristiche che si ripetono e che sono fisse. Intanto esiste un rapporto con l'edificio principale. Il giardino è una sorta di quinta facciata dell'edificio. Il recinto è un elemento essenziale perché se ci deve essere un'armonia nell'insieme e nelle parti, questa non può essere che un'armonia che si sviluppa in uno spazio circoscritto, definito, dove la natura resta fuori. Quindi da una parte il recinto, da una parte la natura che è fuori del recinto. La ragione è nel recinto, le regole sono dentro il recinto, la natura, la fantasia e tutto quello che può avvenire è fuori. Quindi campagna, bosco, tutto questo è fuori del recinto. Questo poi sarà un'antinomia molto interessante nel manierismo in cui anche all'interno del giardino ci sarà conflitto fra natura, quindi, e ragione, fra razionalità e non razionalità. Essenziale è la regolarità dell'impianto geometrico. Quindi le parti stanno insieme secondo regole geometriche e soprattutto l'uso della prospettiva, che è una prospettiva legata a un punto di vista privilegiato, quindi c'è un asse principale e sull'asse principale si aprono assi secondari. Infatti esiste un asse longitudinale principale ed assi minori ad esso perpendicolari, che possono essere uno, due, tre, moltissimi, cioè questo poi dipenderà dai singoli architetti che agiscono nella costruzione del giardino, perché sono gli architetti che fanno i giardini nel Rinascimento. L'altro elemento che compare sempre sono le terrazze, terrazze con elementi architettonici importanti, balaustre, scale, grotte, cioè le terrazze diventano una sorta di arricchimento decorativo del giardino. Naturalmente, essendo un'opera architettonica, rispondendo alle regole a cui rispondono gli edifici, lo scenario architettonico è immutabile. Quindi, uso dei sempreverdi e non dei fiori. Il giardino all'italiana è un giardino immutabile nel tempo, nelle stagioni. È un giardino in cui la natura è un elemento di disturbo, perché è un'opera perfetta, conchiusa in se stessa. E allora abbiamo alcune rappresentazioni di giardino che sono rappresentazioni classiche e che sono legate alle ville Medice e che sono state fatte 2 secoli dopo da Giusto Utens, che è un fiammingo che riproduce le proprietà dei Medici. E allora potete vedere abbastanza chiaramente come vi sia un asse longitudinale che raccoglie il punto più alto del giardino, in questo caso siamo a Castello, alla Villa Medicea di Castello, e torniamo indietro, la Villa Medicea di Castello, e esiste un punto che è la mezzeria della facciata della villa. In quest'asse incontriamo una parte centrale che sarà poi arricchita da una fontana del Tribolo, e queste tre parti sono su 3 livelli diversi. E a loro volta hanno assi longitudinali che agganciano altri giardini recinti. Addirittura fuori della villa, una peschiera simmetrica alla villa fa da avanguardia a tutta la composizione. La seconda lunetta dell'Utens che vi mostro è un giardino che ha anche qui un asse centrale dalla piano della vasca alla villa, io non riesco ad andare dritta, ma insomma voi capite, una serie di assi trasversali che si complicano addirittura in traiettorie oblique verso un sistema di acque a cascata, e questo è un altro elemento dominante, ma siamo già in un giardino tardo rinascimentale, anzi, questo è il giardino che viene considerato il capolavoro del manierismo. Siamo a Pratolino ed è il giardino che verrà preso come modello nel
secolo successivo da molte corti d'Europa, uno delle diciamo fra virgolette copie di questo giardino è certamente Ellenbrunn in Austria, ed era un giardino di sorprese, nel senso che c'erano gli automi, l'acqua faceva muovere degli organi idraulici e così via, quindi è in effetti il più sofisticato dei giardini rinascimentali fiorentini. Questo è invece il giardino di Boboli, sempre in una lunetta dell'Utens, nella prima fase, quando ancora una volta abbiamo un asse principale che va da Palazzo Pitti all'anfiteatro, alla fontana, quindi in una serie di dislivelli che si vedono facilmente all'interno anche di questa riproduzione, e che costituiscono una sequenza di piani e di spazi fra loro concatenati. Come vedete, anche qui il giardino è racchiuso. Boboli avrà un importante ampliamento seicentesco che vedrà un altro asse trasversale che culmina in una vasca in un grande prato, e anche qui l'asse trasversale, questa volta in forte discesa, ha tutta una serie di prospettive laterali che si intrecciano alla prospettiva originale e primitiva, che è quella che faceva capo alla facciata di Pitti. La grande differenza fra il giardino di Boboli e le altre ville medicee sta nel fatto che il giardino di Boboli è l'unico giardino di rappresentanza della famiglia Medici, ed è per questo che subisce nel tempo ampliamenti che in qualche modo cambiano la fisionomia del giardino. Gli altri giardini erano giardini di famiglia, per viverci con gli amici, per ricevere ospiti importanti. Naturalmente i Medici erano banchieri e commercianti importantissimi, e le ville servivano anche a questo scopo. Questa è una bella immagine dell'ampliamento di Boboli, che dà idea della manifestazione di potenza artistica e anche della voglia di stupire che i Medici avevano nel loro giardino principale. Quindi, come vi ho detto, a Firenze i giardini della famiglia Medici sono privati e familiari, ad eccezione di Boboli, che è l'unico giardino di rappresentanza. A Roma, nello stesso periodo, i giardini hanno le stesse caratteristiche di impostazione, quindi le terrazze, l'asse principale e così via, del giardino fiorentino, ma sono giardini di delizia, spesso al di fuori della corte papalina. Naturalmente il primo giardino che si ricorda in tutti i manuali di storia del giardino, il primo spazio che viene ricordato come esempio del giardino all'italiana, è il cortile del Belvedere in Vaticano. Un cortile che, come vedete, fa chiaramente vedere le tre terrazze sovrapposte, la scenografia finale, fa vedere il sistema delle scalinate, degli accorgimenti per traguardare questi spazi, ed ha una unica prospettiva compatta serrata tra gli edifici. Più complicati, ma sempre legati al discorso della prospettiva unica, sono per esempio questo giardino di Villa Lante a Bagnaia, che è uno dei giardini più fantastici che noi abbiamo. Qui siamo nelle regole del Rinascimento, ma già con una proiezione nel manierismo, in cui abbiamo anche qui le terrazze, una, due, tre e anche quattro in fondo, e poi abbiamo una caratteristica singolare in cui l'edificio principale ha due diversi corpi, perché proprio l'idea del casino di delizia è l'idea della frammentazione dell'edificio, non c'è niente di monumentale. E poi abbiamo un sistema d'acqua che è particolarmente interessante e che ha una catenaria d'acqua, che è quello che noi vedremo poi in tantissime esperienze rinascimentali, ha
addirittura i parterre d'acqua, cioè la partizione della prima terrazza in quattro parti, non è legata a sistemi a giardino o a prato, ma è legata a parterre d'acqua. Qui siamo a Caprarola e anche qui vedete come vi sia un percorso longitudinale importante che arriva fino a arrivare alle soglie della campagna. Abbiamo un elemento che è questa catenaria d'acqua che è simile a quella di Villalante e qui l'edificio principale è addirittura fuori dell'impianto del giardino. Ma anche qui vedete che i canoni, le tre terrazze, il rapporto di legame con le scalinate e le terrazze, le vasche, il piccolo edificio centrale e così via, rispondono in pieno ai canoni del Rinascimento. Di Villa d'Este a Tivoli vi mostro prima la pianta e poi qualche immagine, perché se il visitatore inesperto che va a Villa d'Este, non capisce che si trova di fronte a un impianto regolare di tipo rinascimentale, quindi anche qui visuale principale, prospettive che si intrecciano a questo sistema, terrazze con scalinate, ma è fuorviato dagli elementi sovrapposti di decoro e pensa di essere in un giardino quantomeno di un secolo dopo. Perché gli effetti strabilianti che in questo giardino ci sono pongono sempre in una situazione di aspettativa e di stupore che sembra legata più a un periodo successivo. Naturalmente il Rinascimento non è solo a Firenze e a Roma, nel Veneto operano due grandissimi architetti che sono il Palladio e lo Scamozzi, che operano in un modo particolare in città, ma soprattutto nelle ville di campagna, dove la campagna è dentro e fuori la villa. Vuol dire cioè che il paesaggio immerge totalmente la villa. La immerge fuori, perché sono ville che sono anche centri di produzione agricola, non sono solo ville, casini di delizie, come abbiamo visto per la nobiltà papalina romana, ma sono proprio centri di produzione agricola e all'interno ripropongono scene di vendemmie, di paesaggi, di cose, quindi proprio un'idea di essere immersi totalmente nella natura. Questa è Villa Manin a Passariano, vedete come, nonostante l'indicazione dell'asse prospettico principale, ci siano queste tanaglie che si chiamano barchesse, questi edifici che sono legati più alla conduzione che non alla vita nella villa, e poi il giardino, si arricchisce fuori di elementi monumentali, come questo sorta di tempio con vasca, che poi saranno uno dei motivi ripresi con grande foga nel Settecento nel giardino inglese, in cui questo neo-rinascimento riaffiorerà in modo assai interessante, vedremo poi con che caratteristiche. Naturalmente il giardino all'italiana ha una sua fortuna in Europa ed è proprio di questo ci occuperemo nelle prossime immagini, la fortuna del giardino all'italiana in Europa. In Francia, Carlo VIII, che era venuto in Italia per motivi non certo amichevoli, quando finisce la sua campagna d'Italia, torna in Francia portandosi molti artisti italiani. A questo fanno d'accompagnamento e da diffusione le stampe di Jacques-André de Cerceau, che pubblica tra 1576 e 1579
un grande libro in cui dà conto di tutti i castelli e giardini che sono in Francia in quel periodo, una sorta di almanacco dei castelli e della nobiltà di quel periodo. In Olanda, invece, si ha un ritorno a un giardino molto più semplificato, legato alle regole dettate da Leon Battista Alberti, quindi più umanistico che rinascimentale. In Inghilterra, finalmente, si ha un periodo di pace, avvento dei Tudor nel 1485, recupero delle tradizioni medievali e costruzione di alcuni palazzi importanti, fra cui Hampton Court, nel 1525 per conto di Enrico VIII. Quindi, come vedete, c'è sempre un legame, abbiamo detto all'inizio, fra le paci, i sistemi di governo, le attività e l'impostazione di chi regna e gli edifici. Qui siamo in Francia, questo è Saint-Germain-en-Laye. Ed è, qui potete vedere, un classico giardino all'italiana, prospettiva centrale, terrazze che addirittura qui diventano quasi cinque, sistemi di arricchimento delle terrazze con le scalinate, con le grotte e così via. Questo è il castello di Blois, che sarebbe una situazione più arcaica, nel senso che il giardino viene costruito sempre su tre terrazze, sempre con le prospettive che ormai conosciamo, ma fuori del castello, che resta un castello ancora di tipo quasi medievale. Questo viceversa è un esempio olandese in cui vedete che, per esempio, la partizione è soltanto in due spazi, il rigore geometrico c'è, ma non è così sovrabbondante come quello che abbiamo visto nei giardini all'italiana precedenti, e c'è quasi una ricerca più intima di uno spazio da vivere. Siamo in un sistema più borghese rispetto alle grandi corti che abbiamo visto finora. L'Inghilterra, abbiamo detto, recupero della tradizione medievale, che si sviluppa soprattutto in questa complicata opera di parterre legate alla quella che, come abbiamo detto oggi, chiamiamo arte topiaria, che addirittura ha un catalogo di come si possono costruire spazi come questi, che vengono chiamati knot, cioè nodi, intreccio di essenze sempreverdi in cui ancora sembra impossibile, perché siamo in Inghilterra, ma non compaiono i fiori. Nello stesso periodo abbiamo visto come sempre si accompagna al disegno del giardino lo studio delle piante. E allora, nello stesso periodo, cominciano a sorgere gli orti botanici, che servono per studiare le erbe, le loro proprietà, per applicarle e per meglio conoscerle, e naturalmente, anche se non è proprio il primissimo, ma insomma, quello che viene considerato la madre di tutti gli orti botanici del mondo è Padova, con una sua forma che ricorda l'isola di Citera di Francesco Colonna, è tondo, è quadripartito, quindi ha in sé tutti gli elementi caratteristici dell'iconografia classica, ma al tempo stesso contiene molti elementi fondamentali. In Toscana, per la verità, ne era stato costruito uno a Pisa un paio d'anni prima. E in Toscana si ha anche un esempio del tutto particolare di un orto botanico non legato a un'università, ma legato a un ospedale, che è quello di Firenze, che viene fatto dalla Corte Medicea al servizio dell'ospedale di Santa Maria Novella. Gli orti botanici avranno una grandissima evoluzione, qui vediamo il Physical Garden di Chelsea, li vediamo in una
in una rappresentazione per la verità settecentesca, ma questo per dimostrare come vi sia poi una continuità e anche un grandissimo scambio fra tutti gli orti botanici d'Europa. La gente ormai si muove, si scambiano le piante, i semi, le informazioni e culmine di questa situazione è certamente l'orto botanico di Leida, che avrà una funzione fondamentale in questa situazione. Ma la storia cambia e allora ci occupiamo degli assolutismi e del giardino alla francese. Siamo ormai nel secolo XVII e il secolo XVII è caratterizzato da nuovi fermenti libertari, grandi guerre, calamità e pestilenze, ricordate tutti il Manzoni, consolidamento degli assolutismi, qui c'è scritto regionali, ma sarebbe nazionali, estetica solenne e grandiosa e le accademie. L'assolutismo, l'estetica solenne e grandiosa e l'accademia sono fatti legati insieme. Allora, il sovrano assoluto chiede un rispetto assoluto, impone delle regole che sono regole comportamentali, che sono regole di produzione sociale, ma che sono anche regole estetiche. E l'estetica è un'estetica enfatica che in qualche modo deve riconoscere al sovrano di essere un grande sovrano. E le accademie sono lo strumento per fare questo. Quindi le accademie reali che per fare gli arazzi che poi verranno diffusi dappertutto, per fare le porcellane che poi diventeranno, per fare le mode, quello che oggi potrebbero fare i mass media, i giornali, le televisioni, allora lo facevano le accademie, dirigevano e indirizzavano il gusto. Cambia non solo l'estetica dei giardini e dei parchi, ma anche l'estetica delle città. Place des Vosges, 1604-1612 a Parigi, è la prima piazza alberata della storia che noi ricordiamo. È una piazza tuttora bellissima, che è rimasta peraltro intatta nella sua forma, nelle sue proporzioni, nel rapporto con gli edifici intorno, ed è appunto un modo diverso di vivere nella piazza. Le promenade, è sempre Parigi l'elemento dominante di questo periodo, sono i grandi viali alberati dove si può passeggiare o andare in carrozza e tuttora conosciamo benissimo le Champs-Élysées, anche se invece Cours la Reine non lo ricordiamo più come elemento vitale. Naturalmente l'estetica, abbiamo detto, cambia e quindi cambia questo rapporto che noi abbiamo visto molto legato e molto intimo nel giardino all'italiana, cambia su scenografie imponenti che gli alti dignitari di corte cominciano a darsi e che poi il sovrano sarà quello che assorbirà tutte queste caratteristiche. Ci sono tre figure centrali che operano in questo periodo, che sono Louis Le Vau, 1612-1670, André Le Nôtre, che è quello più conosciuto, 1613-1700, e Charles Le Brun, 1619-1690, che sono architetti e decoratori che imposteranno e realizzeranno le più grandi realizzazioni di giardino alla francese, fra cui ovviamente Versailles. Versailles è il campo di prova del giardino alla francese, quello in cui sono messe in atto tutte le componenti estetiche che il sovrano, il re Sole, vuole far vedere e mostrare ai suoi sudditi. E quindi c'è un sistema di ingresso abbastanza complicato, con una grande rotonda di viali di accesso, un palazzo
al di là da una cancellata con una grande corte reale, iniziano i primi giardini che fiancheggiano il palazzo a destra e a sinistra, e poi c'è un'infinita prospettiva, praticamente unica, che congiunge il palazzo proprio con il cielo, quasi a simbolizzare una continuità di potere che direttamente dal cielo o da Dio, come vogliamo, veniva data al sovrano che poi spandeva le sue meraviglie su tutta la corte. Le caratteristiche del giardino alla francese sono appunto la grandiosità del progetto, la vastità della superficie, la prospettiva unica verso l'infinito, le acque, bacini, fontane, poi vedremo alcune immagini, gli effetti speciali su spazi minori relazionati alla prospettiva centrale. Qui vedete un grande sistema di acque e anche una vita di corte intorno. Queste sono le immagini che il Re Sole voleva del suo giardino. Anche questa, giochi d'acqua, effetto di gente che ammira, e questa è un'immagine attuale che mostra come questo sistema sia veramente una proiezione verso l'infinito e l'uso dell'oro e delle fontane serva ad enfatizzare questo sistema assoluto che si lega direttamente dalla terra, che dove si banchetta e ci si può divertire, fino al cielo dove veniamo guardati con benevolo interesse da chi è sopra di noi. La diffusione del giardino alla francese ovviamente avviene dappertutto, in Italia, Spagna, Austria, Germania. Raramente si raggiungono le grandiosità della Francia, gli spazi sono molto più piccoli, e poi entrerà in rapporto col manierismo prima e poi si evolverà nel rococò. Questa è una bellissima immagine di un giardino particolare, sfortunato perché ha una vita brevissima, che Federico V si fa costruire ad Heidelberg, ed è l'Hortus Palatinus, costruito finito di costruire nel 1615, che purtroppo ha l'avventura di incappare nella guerra dei Trent'anni, che appunto andrà dal 1618 al 1648, e che essendo Federico V perdente vedrà come grande vittima di questa guerra la distruzione di questo meraviglioso giardino. Un tema grosso questo delle opere d'arte e delle guerre, che ancora oggi purtroppo è attualissimo. Le vittime sono i soldati, i civili, ma anche opere che avrebbero testimoniato in qualche modo la grandezza di un passato. Heidelberg e l'Hortus Palatino è fra queste. Vi invito a vedere in questa diapositiva come, sia pure in una situazione conclusa, questo grande e imponente giardino sia un giardino totalmente immerso in un paesaggio che già preluderà alle situazioni settecentesche di maggior riferimento alla natura e di più intenso legame con quello che è il mondo circostante. Concludiamo qui questa lezione sul giardino classico, che è stata una lezione, direi, importante da un punto di vista formativo. E naturalmente, come sempre, vi invito a consultare il nostro sito internet per gli approfondimenti necessari e naturalmente mi auguro che siate stati anche un po' divertiti da questa lezione.